Salve a tutti youtubers, che bello, decima parte, che spettacolo. Allora, ci sono degli importantissimi cambiamenti che vi devo far vedere. Allora, scusate se ultimamente c'è stato un gran freddo, quindi ho beccato un bel mal di gola e spero di non far sentire, insomma, questo mal di gola nel video, perché forse la mia voce sarà un po' modificata, ma vabbè. Ragazzi, vi devo far vedere come ho cambiato la casa. Ta-na-na-na! Guardate qui! Sapete cos'è questo? Questo qui, ragazzi, è una cosa spettacolare chiamata basalto. Basalto, ragazzi, per trovarlo mi sono dovuto spingere veramente, ma veramente lontano. Più lontano! Troppo lontano. Comunque, oggi avevo già anticipato che avrei fatto una mod nuova, la mod Thomecraft, che in pratica aggiunge un tocco di magia a Minecraft. Allora, voi sapevate già che c'era questa fantastica stanzetta che avevo già creato, ma non avete ancora visto il piano superiore che ho fatto. Qua intanto ho aggiustato un po', vedete, prima c'era tutta la terra a caso. Non avete ancora visto il nuovo piano che ho creato. Infatti adesso la casa ha due piani, guardate qui. Voilà, un altro piano. Qui, ragazzi, opereremo con Thomecraft. Allora, quindi, che dire, semplicemente voglio subito iniziare, quindi non perdiamoci in chiacchiere. Come vedete sono andato ancora un po' in miniera, ho preso un po' di roba, adesso prendo tutto ciò che mi serve per Thomecraft. Prendo questi Vis Crystal, vi ricordate Vis? Ve l'avevo già accennato, mi sembra nel quinto episodio, non mi ricordo. Nel quinto episodio della serie avevo già accennato a questi Vis Crystal. Ok, prendo anche le sugar canes, le ink sack, il vetro e la cosa. Ok, credo che non mi serva nient'altro. Ah no, aspetta, il legno, forse. Sì, il legno. Allora, andiamo un po' nella crafting table. Ok. Cosa dobbiamo fare all'inizio? Creare un calderone. Per iniziare subito con la mod Thomecraft dobbiamo creare un calderone. Poi, un attimo che vado a prendere la cobblestone. Ecco cosa mi ero dimenticato. La cobblestone. Prendiamola, mettiamola qui. Ok, devo creare una fornace con la cobblestone. Ok, quindi fornace più calderone più uno di questi cristalli. Credo che ci metterò quello Fiery Crystal, che c'è quello che c'ho di più. E creiamo il crucibolo. Crucibolo che andremo immediatamente a posizionare. Ciao scheletrino. Andiamo immediatamente a posizionare. Guardate la texture pack che fa i cazzi suoi. Crucibolo è questo qua. A che cosa serve il crucibolo? Serve per tecnicamente sciogliere qualsiasi oggetto. Beh, non qualsiasi, quelli che possono essere sciolti. E creare vis liquido da questo. Vi ricordate il vis? Allora, vis in latino vuol dire forza. Ve lo dice uno che fa il liceo classico, quindi fidatevi. Forza magica in questo caso, perché con il vis si può creare un casino di roba magica. Allora, adesso vi faccio vedere come si creano i condotti di vis, che in pratica servono per portare il vis da una parte a un'altra, per portarlo alle macchine che utilizzano il vis, quindi. Allora, adesso vi faccio vedere, creo gli stone slab. Poi iron ingot di qua, qui giù, ta 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 ta, e poi vis crystal in mezzo. Questo è l'infusore taumico, ecco, l'ho gettato per terra come un coglione. È l'infusore taumico. A che cosa serve l'infusore taumico? Adesso lo metto qua, vi faccio poi vedere come portare il vis all'infusore taumico. A che cosa serve? Fondamentalmente, ragazzi, questo infusore taumico serve per infondere appunto magia in due oggetti, creandone uno nuovo. Vi farò vedere poi. Allora, oh, c'è anche un bel lupo mannaro. Bella quanto è brutto. Adesso vi faccio vedere come creare i condotti che portano il vis fino all'infusore taumico. Creiamo i pannelli di vetro. Li mettiamo così. Poi il legno di qua. E poi la redstone che mi manca. Vaffanculo.
quanto sono deficiente. Redstone, prendiamola. Ok. Quindi redstone in mezzo, pannelli di qua, legno qui. Ecco qui. 8 bis conduit, 8 condotti di vis, ovviamente la texture pack che fa puttane. I condotti di vis servono appunto per portare il vis da una parte a un'altra, vedete che si è collegato. Però adesso che non voglio utilizzare il condotto per far partire il vis dal calderone, adesso vi spiego perché. Con i condotti di vis e una leva è possibile creare la valvola di vis, quindi non c'è bisogno che ogni volta che diamo vis all'oggetto che ci interessa dobbiamo ogni volta per forza dare l'energia all'infusore taumico. No, per niente. In questo modo, utilizzando una valvola di vis, possiamo decidere noi se dare energia all'infusore taumico oppure no. Magari per esempio fermare durante il processo di creazione l'infusore taumico mentre sta creando qualcosa. A proposito di creare qualcosa, voglio subito farvi vedere cosa si può creare nell'infusore taumico con il vis. Prendo la glowstone e la redstone che già ho. Allora, la glowstone ha un abbastanza alto tasso di squagliamento, diciamo. Perché ogni oggetto ha il suo tasso di vis creato con il crucibolo. E ci sono anche diversi crucivoli. Ogni crucibolo ovviamente ha la sua quantità di vis che riesce ad estirpare dagli oggetti e tutto quanto. Però fondamentalmente qui vediamo Glowstone Dust EMC384 Smelting Value 9. Questo Smelting Value è il valore di vis che viene ottenuto dall'oggetto quando viene squagliato, fondamentalmente. Adesso, per squagliare un oggetto, basta gettarlo, vomitarlo dentro al crucibolo. Ecco che già vedete che il vis un pochino si è formato. Un attimo che ce ne vomito un altro po'. Ok. Adesso dovrebbe fare abbastanza per... non so. Vedete che ogni tanto che gli item spariscono per generare il vis. Ok, ne servirà parecchio. Vi dirò che ce ne servirà parecchio per far funzionare, diciamo, qualche macchinario qui all'interno della mod. E poi, sempre con la glowstone, volevo creare una cosa molto carina. Una specie di torcia che però sembra una specie di spiritello. E vorrei sostituirla a tutte le torce che sono qua, perché è veramente molto figa. Guardate qui. Si chiama Nitor. Adesso io metto la redstone qui e la glowstone qui. E poi faccio partire il vis. Via. Guardate come si stava girando l'infusore. Ed ecco qui abbiamo il Nitor. Ma la texture pack lo fa veramente di merda. Però vabbè, abbiamo il Nitor. Adesso ve lo faccio vedere. Lo piazzo per terra, qui. Guardate. È fighissimo, dai. No, non potete dire che non è figo. Ok, poi ce ne sarebbero moltissimi altri. In più posso anche vomitare nell'infusore i cristalli, perché comunque hanno un valore abbastanza alto, 25, cazzo se l'hanno alto. E però ovviamente i cristalli sono una cosa finita, quindi non è che mi piaccia poi tantissimo doverli consumare per l'infusore. Preferisco usare la glowstone dust, che se ne trova in grandi quantità. Quindi, che dire? Andiamo avanti con la mod Thomecraft e creiamo i prossimi oggetti che dobbiamo fare. Il prossimo oggetto è il Quesitum. È un oggetto che utilizzeremo un casino. Un casino. Allora, si fa così. Intanto vi spiego cos'è praticamente il Quesitum. È un oggetto che ci permette di... Un attimo che... Ok. È un oggetto che ci permette di generare delle teorie partendo da dei semplici oggetti. Per esempio, vado a creare un'altra vis valve per farvi vedere meglio. Ovviamente non serve il vis per far funzionare questo oggetto, non serve vis. Però serve molto tempo e certe volte fallisce, spesso e volentieri. Allora, abbiamo la vis valve. Voi vedete nella vis valve research value 15. È un valore abbastanza alto, cazzo, per essere comunque un oggettino di merda.
Cos'è questo research value? In pratica è il valore di ricerca che possiamo ottenere dall'oggetto che noi mettiamo nel quesitum. Quindi, per esempio, prendiamo le sugar canes che hanno il research value 2, che ovviamente è molto meno della bisvalve. Allora, adesso, per esempio, metterò la bisvalve nel quesitum e vi dirà che c'è il successo del 15% e la perdita del 75%, quindi ogni volta che fallisce avete un 75% di probabilità di perderlo. Quindi è abbastanza difficile fare qualcosa con la bisvalve, però è un'altra storia. Poi, faccio un attimo imparare le sugar canes alla transmutation tablet. Ciao tigre, non mi ammazzare tigre, vaffanculo tigre. Ok, quindi con le sugar canes, come voi sapete, si possono fare i fogli, che io adesso mi accingerò a creare. Fogli che un attimo farò imparare anche alla buona vecchia crafting. No, cosa? Insomma, avete capito, insomma. Un attimo che consumo un po' di questa roba per prendere un altro po' di cosi. Ok. Adesso per far funzionare il quesitum, ovviamente dovete fare delle teorie, dovete quindi scrivere. E quindi avete bisogno di fogli, che metteremo qui. E vedete che già il quesito sta iniziando a macerare. E vedete che c'è anche un fogliettino bellino bellino che sta funzionando. Oh, ha fatto una fragment of tainted knowledge, cioè un frammento di conoscenza molto rara, devo dire. Quindi mettiamolo qua per formare la vera e propria teoria. C'è la probabilità di successo del 15%. Se io metto altri oggetti, è possibile che la probabilità di successo aumenti. Quindi preferirei metterci un po' di questa robaccia, magari anche un po' di questo. No, ok, non ce l'ha fatta, vabbè. Comunque avete capito più o meno come funziona il quesitum. Tutte le volte che otteniamo una possibile teoria dal quesitum, dobbiamo rimetterla nel quesitum e da questo otteniamo la teoria vera e propria. Senza le teorie, ragazzi, non potremo craftare tutte. Uè. Uè. No, non rompere i coglioni, ok? Ciao, c'è anche un bellissimo dino, a caso. Tutte, diciamo, stavo dicendo, tutte le volte che otteniamo questa tesi, dobbiamo metterla per creare una teoria. Senza le teorie non potremo craftare le cose più importanti che ci sono in questo gioco. Per esempio, non so, altri cruciboli o altre cose fighe per aumentare la presenza di vis, oppure il duplicatore taumico, che è veramente importantissimo. E devo dire, ragazzi, questo è molto importante. Cercherò di farlo a telecamere spente ogni volta che cerco qualche teoria, quindi non vi annoio con il quesitum che ogni volta fallisce magari. Però, c'è un però. Posso aggiungere al quesitum delle librerie, come fosse un tavolo degli incantamenti, per farlo funzionare meglio, per fargli andare il successo a 1000. E questo, devo dire, aiuta molto. E ci sono anche delle cose strane che ho visto in qualche video, che si chiamano tipo cervello in bottiglia, una roba del genere, che funzionano come una libreria, però tipo sono precise, finalizzate per il quesitum. Ma vabbè, ora non vi sto ad annoiare con questi discorsi un po' lunghi. Comunque, non so se vi ricordate. Ora ammazzo questa stronzolona qui, perché veramente mi sono rotto i coglioni. Ti muori, bastarda. Ok, wey. Ciao bello. Allora, adesso, se magari non muoio, vorrei farvi vedere molto rapidamente quel waypoint che vi dicevo nell'episodio numero 9. Allora, ammazzo questi slime del cazzo. Che comunque la presenza di questi slime è buona. È buona, devo dire, perché vuol dire che c'è molto vissi, c'è molta aura in quest'area. Aura in aria. Area. Vaffanculo. Allora, andiamo avanti perché. Cavalli bianchi. Wow. Un giorno prenderò anche un cavallo, ragazzi, non vi preoccupate, farò un piccolo cottage completamente a caso. E prenderò anche un cavallo. Muori, muori, schianta. Anche tu, muori, schianta. Ho preso anche un uovo. Wow. Non so a cosa serva, però è figo. Allora, vediamo se questi mi danno la carne. Vediamo, eh. Intanto che raggiungo. Vabbè, sono già arrivato. Ok, questo, ragazzi, è un obelisco.
Meno male che mi sono portato dietro i cosi, se no li dovevo tornare indietro a metterli. L'obelisco, ragazzi, a che cosa serve? Serve per scendere praticamente in profondità, è molto in profondità l'obelisco, e permette di trovare delle cose veramente, ma veramente fighe. Ora vi faccio vedere. Devo mettere i cristalli di Vis all'interno di questi buchi, all'interno dell'obelisco, per farlo funzionare. Se il cristallo che metto non è giusto, però esplode. Quindi credo che beccherò una bella botta. È giusto. Ok. Ah, visto. Visto, ragazzi? Fanno un'esplosione disumana. Ok, verde, niente. Ok, verde è giusto. Di qua niente. Giallo no. Giallo è giusto. E no. Oh, ce l'ho fatta, ragazzi. Vedete che è profondissimo. È profondissimo. Devo stare anche attento se magari mi buttassero giù, perché se no non potrei più riprenderlo. E per raggiungerlo, ragazzi, dovrò fare un casino di scale. Quindi, ragazzi, adesso scenderò, tornerò a casa e farò un casino di scale. Ah, bene, ragazzi, ci sono riuscito. Ho messo le scale al loro posto e ora posso scendere tranquillo, tranquillo, tranquillo. Ok. E scendiamo giù e vediamo cosa c'è. Io sono arrivato giù, ho già visto un paio di cose, però voglio vedere per bene cosa c'è. Poi, parlando un po' di questi obelischi, ci sono anche altre stanze che possono essere sbloccate, però ci sono, diciamo, delle cose molto difficili da fare. Per esempio, con questo qua ci dovrebbe essere una specie di chiave che farà aprire l'altra stanza. Ok, qui ci sono due chest. Oh, wow, quanta roba. Non so se riuscirò a portarmela dietro tutta quanta, ma vabbè. E qui, ok, mi sono riuscito a portarmela dietro. Poi qui abbiamo, oh, tanta roba, ragazzi, tanta roba. Veramente, veramente tanta roba. Guardate qui. Abbiamo Research Value 10, 10, 10, qui 20 addirittura. Quindi, e queste cose valgono abbastanza nel Quesitum. Quindi ogni volta cercherò sempre di avere delle teorie nuove da farvi vedere, fatte nel Quesitum, e magari di espandere quella stanza e di creare qualche nuova libreria per voi. Per avere tanta roba e farvi vedere quanto più possibile di questa Technipack, perché veramente, ragazzi, mi sto divertendo a fare questa serie. Spero che anche a voi sia piaciuta, piacerà. E vorrei anche salutare una persona che probabilmente sapeva già che un giorno l'avrei citata in un video, cioè Toxemic, che ringrazio e stimo molto. Sei un grande Toxemic, perché ha sempre sostenuto la mia serie, e quindi lo stimo molto. Grazie, sei un grandissimo. E saluto anche tutti gli altri che hanno guardato questo video. Grazie per la visualizzazione. Mi raccomando, iscrivetevi. Decima parte. Ciao ciao.